Buongiorno. Oggi si va a Roma. La situazione è la seguente, ovvero che non so se rimarrò a dormire oppure no a Roma. Perché vorrei sfruttare questa occasione per registrare un video interessante, però ancora non so quale video. Diciamo che conoscendomi qualcosa riesco a trovare, perciò io lo zaino me lo porto. Magari la cintura della palestra si lascia qui. E tac, questo è necessario, mutande, calzini e maglietta. Si va. Comunque ragazzi, benvenuti nel 300° daily vlog. Devo togliere una cispa. L'autobus puntuale. Olè. Da quanto tempo? Tutti questi ritardi non promettono molto bene. Per fortuna che io sono con Italo. Mi erano mancati i trenini. E si sta in bagno tutto il viaggio perché così non si paga il biglietto. Non sto scherzando, devo fare la pipì. Oh, che bello. Una volta nella vita quel posto al finestrino. Ho speso 23 euro in un ostello spettacolare. Penso di aver fatto l'affare della vita. Sta seduto ancora. Ok, ho scoperto che video fare. Vi ho chiesto su Instagram anche dei posticini interessanti dove andare a mangiare. Mi avete consigliato veramente un botto di posticini. Però l'idea che mi è venuta in mente la vedrete nel daily vlog di domani. Secondo me è assurda, cioè spacca. Mi si è rotta la zip dello zaino. Non c'è cosa più semplice che Francesco non possa risolvere. Infatti nel mio zaino ho sempre delle fascette di plastica. In partenza dal binario. MacGyver Key. Deck. Mi è mancato un botto viaggiare ed arrangiarmi. Ah, che bello essere nella capitale. È piacevole venire in queste grandi città perché sai, hai la certezza che c'è tutto. Pensi a qualcosa e quella cosa c'è, la trovi. Wow, ma sono stracazzute le biciclette qui a Roma. Sembrano un po' uscite da cyberpunk. Prossima fermata zona Trastevere. Comunque vanno un botto veloci. Vanno velocissimo queste qui. Ci godiamo Roma in bici. La bella Roma. Mi sento così insignificante qui. Piccola deviazione. Ho appena passato la traversa con lo scorcio. Cioè, così a caso. Deck, il Colosseo. Devo dirlo, cioè va detto, se vieni a fare un giro a Roma per visitare e non passi a vedere il Colosseo, sei una brutta persona, sei veramente una brutta persona. Cioè, va apprezzato tutto ciò. Guardato e contemplato, fine. Bello. Penso anche io la stessa cosa. Destra, va, fotina per Instagram. Mamma mia, che bello. Ci rendiamo conto? Pazzesco, questo ancora di più, questo ancora di più. Troppa roba. Mi lascio prendere dall'entusiasmo quando vengo in delle città del genere. Però adesso calmiamoci e andiamo a mangiare. No, le bancarelle, porca, devo fermarmi. Fortunatamente non avevo niente di interessante, però è interessante supplì Roma. Il problema di quando vi ho chiesto i posti dove andare a mangiare a Roma è che ognuno di voi mi ha praticamente detto un posto differente dall'altro, cioè non c'è stata unità nei vostri nomi, quindi ho scelto questo qui perché è in zona Trastevere e andiamo a provarlo. Che folla. Super premiato. Porca vacca, non botto i gusti. Da supplì Roma mi sono preso ovviamente una bella fetta di pizza in teglia rossa. Mi ispira un botto di croccantezza inondata di sugo e olio. E poi una bella coppietta di supplì. Buon appetito a Titti. La base è proprio un foglio croccante. Nonostante sia semplice, il condimento, ovvero pomodoro, aglio, olio e prezzemolo, ha il suo carattere. Per fortuna non è stata appena sfornata, perché sennò mi sarei annientato la bocca. Buono ci sta. Come supplì mi sono preso ovviamente il classico e poi uno consigliato da loro, ovvero quello al ragù di coda. Iniziamo da questo qui, con questa forma ovale che è la forma tradizionale del supplì romano proprio. Oddio, oddio che spettacolo. Bello, filante così. Sale un profumo buonissimo di rosticceria proprio. Ma è spettacolare. Che spettacolo il supplì. Panatura esterna croccantissima, proprio solida. Interno caldo, non troppo, il giusto. E poi mozzarella filante, tutto cremoso. Bella e buona Roma. Che bontà. Me lo sono annientato con una facilità allarmante. Madonna, ma questo qui pesa mezzo chilo. Ma che è? È un pianeta. Credo che questo qui sia quello col ragù di coda. Allora, a me sembra più pulled pork. Non so se si è sbagliato, però ditemelo nei commenti. Un
mio Dio, qui c'è da fare tutto un discorso. Non mi immaginavo che i supplì fossero così buoni, perché dovete sapere che è la prima volta che li mangio a Roma. Questo non è filante perché non c'è la mozzarella dentro, però penso che ci sia tipo il parmigiano, il pecorino, ci sento un formaggio. Questa carnina così sfilacciata è illegale. Supplì Roma, mega approvato. Grazie mille per avermelo consigliato. No, niente ragazzi, ma fatto il Roma Futur, cioè devo farlo. Non so quante cose ancora mi stia perdendo di questa città. Il pranzo però non finisce qui. Io ho 90 minuti di sgarro a settimana, l'ho iniziati e li devo sfruttare al massimo adesso. Anche se alla fine supplì sono riso, carne, pomodoro, farina, uovo. Ci può stare, no? Direi che non si può considerare sgarro. Cambiamo zona. Zona Piazza di Spagna. E per pranzo pastificio Guerra. L'aspetto di questo locale mi fa impazienza, proprio di quel pastificio vecchio stile anni 70. Bello questa insegna. Gaglie. Grazie. Carbonara monoporzione a 4,50 euro. Sicuramente è un posto abbastanza turistico, però mi piaceva questo buco che ti fa solamente pasta carbonara o pasta con i broccoli a 4,50 euro. Mi piace come modalità. Olè, che bella. Allora, l'aspetto a me non dispiace, magari non è super cremoso, ma è partito un pezzo di pasta. Carbonara a 4,50 euro, penso sia tipo la più economica di Roma questa. Buon appetito a tutti. Sì, non è molto cremosa. Non è neanche troppo saporita. Il pecorino non lo sento bello saporito. Sento solamente il sapore del pepe e dell'uovo. Come pasto fugace, secondo me ci sta. 4,50 euro, un piattino di pasta abbastanza generoso. Mi sa che questo qui, non vorrei dire, ma è bacon. Però, non lo so, non sono un esperto di guanciale. Sicuramente i romani mi offenderanno un sacco sotto questo video, però mi incuriosiva un botto quel posticino. Adesso capisco perché nessuno su Instagram me l'ha consigliato. Va bene, ci sta. È pazzesco comunque come ogni volta che vengo a Roma, sin da quando ero piccolo, piove. Cioè non becco mai Roma col sole io. Questa è una maledizione. È un segno che devo fare il futur. Adesso camminatina per smaltire verso l'ostello, così vi faccio vedere cosa ho prenotato. Arrivato. Oddio. Ah, ecco. Eccola qua, la camerettina. Ovviamente mi prendo il letto sopra io. Sono con altri due ragazzi, non so chi siano, però so che si mangiano i cachi. E cioè, la stanza di Batman. Per 23 euro a notte è la svolta. C'è profumo, spero che stanotte non ci sia puzzo di piedi. Però mi piace molto. Ricarico un po' le batterie. Poi si esce, si va dai ragazzi di Kaizen al raduno. Sta andando tutto stranamente bene. No, ragazzi, ci credo. Mi sono appena reso conto che un piccione mi ha cagato sulla felpa. Dai, vabbè, l'avevo detto, è andato tutto troppo bene. E più o meno sono riuscito a toglierla. Per fortuna il proprietario dell'ostello aveva lo scioglimacchie. E ora verso il raduno. Sono le 4 e prima di andare in Piazza del Popolo ritrovino con tutto il team di Kaizen che conoscerò per la prima volta. Bella. La... L'unico che viene cioè, tipo, come stai? Sono bro? Puntuale? Sì, ma no, l'unico che viene a piedi, immagino. Ah, sì, sì. Bisognava organizzare una cosa, un ritrovo al McDonald's, però fallito tutto sempre. Sì, abbiamo fallito tutto. Sai qual è il problema? È che, vedete, Zini cammina, tutti gli altri prendono la macchina. Vedete che dove te va? Siete ecologici, ragazzi. Ah, comunque lui è Sammy, uno dei fondatori di Kaizen. Grandissimo. Siamo gasati, siamo carichi. Sono gasato, gasatissimo di averti incontrato a te. Sei in grande, sei gigante ora, raga. Cioè, comunque è una massa. Stamani un po' troppo, Uno qua, uno là, tipo, gente. Sta degenerando la situazione. Sono tutti là intorno ai TikToker. Madonna, sono arrivati i TikToker. Aspetta che arrivi te, dai un po'. Allora, non mi è mai successo, ho autografato uno zaino. Qui si porta in uni, fiera, Poi, ragazzi, da Piazza del Popolo. Io direi che si può fare anche. Non c'è niente da mangiare, però... Buon appetito a tutti. Buon appetito a tutti. Verticale, tipo. Verticale. Instagram è eliminato. Ok. Guardate, guys. Guarda Gini, lui è ciccione.
Sì, la mia vita è uno sgarro. Stiamo cenando e Sammy ci ha portato in un ristorantino super turistico. C'è il bacon nella carbonara. Siamo su via del Corso. Comunque l'evento andava molto bene, ci siamo divertiti. Cinettina finita, abbiamo fatto una spesettina super fast per il pre-nanna e domani a colazione. Adesso niente, si va, ci si ritira. Non ho ripreso troppo il raduno perché mi sono voluto godere gli attimi con voi a parlare e mi ha fatto veramente un super piacere incontrarvi. Comunque pollice all'insù per la felpa di Kaizen, che nonostante sia bagnata a fradice non è passata neanche una goccia all'interno. Se devo dirla tutta, è un po' inquietante il Tevere di notte. La classica ambientazione da film horror. Ragazzi, grazie mille per le domande sotto il video e per tutto il sostegno. Mi fa veramente un botto piacere, perché nonostante magari i daily vlog non facciano chissà quali visualizzazioni, fanno veramente un sacco di commenti dove mi incitate a continuare, che vi piacciono i daily vlog. Quindi dai, non si molla, i daily vlog andranno in alto. Adesso rispondiamo a un paio di domande. Purtroppo non riuscirò a rispondere a tutti e risponderò a delle domande abbastanza velocemente, perché devo ancora editare tutto questo daily vlog e poi dormire. Ho consumato 1000 calorie. Giorgio Piazza, la programmazione per la fase di forza da dove l'hai presa? Mi sembra di avervelo detto, ma ho iniziato ad essere seguito da un personal trainer che mi sta facendo, ovvero Matteo Diddi, seguitelo su Instagram. In questo momento mi sta facendo questa scheda, diciamo, di power building, dove alterno sia forza, quindi lavoro sulle percentuali di massimali, e anche di ipertrofia. E diciamo che i risultati si stanno vedendo, anche perché ho migliorato tutti i miei massimali, lo stacco l'ho alzato ai 30 kg, adesso faccio 190 kg, perciò mi sono fatto seguire. Quello che vi consiglio di fare, perché la forza è veramente un allenamento certosino, molto preciso e difficile da fare, perciò io vi consiglio Matteo Diddi. Se volete scrivere, vi fa un bel programmino, ci sta. E ora sono il tuo 300esimo daily vlog. Yes, Francesco. Francesca Vucci, quando un futuro a Torino? Spero presto, l'obiettivo sarebbe quello di farlo entro fine dell'anno. Dai, sono fiducioso. Le prossime domande le recupero nei prossimi giorni, e se ne avete altre scrivete sotto questo daily vlog, che è il 300esimo, quindi potete lasciare un segno nei commenti. Perciò spero che questo daily vlog vi sia piaciuto, e noi come al solito ci vediamo domani in un nuovo bellissimo daily vlog qui dalla camera di Batman. Mi sono appena reso conto di due cose: non ho portato il pigiama e stasera sarò io quella persona a cui puzzeranno i piedi.